E finalmente la verità sta venendo a galla, cari amici del canale YouTube, rieccoci con un nuovo contributo video. Parliamo questa volta però non di Milan, mi scuserete se non parlerò di Milan, ma parliamo dell'altra squadra di Milano, perché i nodi stanno venendo al pettine. Finalmente emerge la verità. Una verità che per tanti mesi, addirittura anni, è stata nascosta. È stata volutamente nascosta perché non si volevano magari creare problemi. Non sto neanche ad indagare sul perché questa verità non è stata fatta emergere, ma finalmente ora sta emergendo con forza ed è esplosa la bomba, è esploso il caso, e a farlo esplodere è stato addirittura il presidente dell'Inter, Zhang, con una lettera, con un comunicato che tra l'altro commenteremo, che è davvero molto grave. Perché? Perché l'Inter non riuscirà molto probabilmente a restituire i soldi prestati dal fondo americano Oaktree, ed è molto possibile che l'Inter vada proprio al fondo americano Oaktree. Nel silenzio generale, perché siamo a 2-3 giorni dalla scadenza e fino ad ora non era emerso nulla. La verità era stata volutamente nascosta e insabbiata perché non si parlasse di questo caso. Trovo che anche i media nazionali abbiano delle colpe in questo, perché io mi ricordo che quando era successo per il Milan, e voi lo sapete bene perché i milanisti lo hanno provato sulla loro pelle, quando era successo al Milan con Yogong Lee ed Elliot, si faceva la cronaca minuto per minuto dei bonifici che Yogong Lee faceva o non faceva ad Elliot. La cronaca minuto per minuto, non si parlava più di calcio, non si parlava più di calcio giocato o di giocatori o di calciomercato, c'era solo la questione proprietà, la questione debito, la questione del rimborso dei soldi. Invece lato Inter non è mai emerso nulla, andava sempre tutto bene, la famiglia del mulino bianco, e poi all'improvviso eccola qui la bomba che esplosa, ma esplosa non dai media, esplosa direttamente dal presidente Zhang, che a 2-3 giorni dalla scadenza ha finalmente fatto chiarezza, facendo emergere appunto un grave problema, cioè l'Inter molto probabilmente passerà di mano dalla famiglia Zhang al fondo americano Oaktree. C'è stato questo comunicato da parte di Zhang che dice: purtroppo i nostri sforzi finora sono stati esasperati da minacce legali e dalla mancanza di un coinvolgimento significativo da parte di Oaktree. Tutto ciò è stato molto frustrante e deludente, ma questo comportamento sta ora creando una situazione di rischio per il club che potrebbe mettere seriamente a repentaglio la stabilità. Finalmente si parla di stabilità finanziaria. L'Inter da mesi si sa che ha un problema con la stabilità finanziaria, con questo debito da saldare, con questi soldi da ridare, restituire a Oaktree, ma nessuno se n'è mai occupato. Quando c'era invece Yogong Lee, l'altro cinese, si facevano le inchieste, si mandavano addirittura gli inviati in Cina per andare a bussare alle porte delle aziende di Yogong Lee. Come mai non è stato fatto con Zhang? Nessuno ce lo dirà mai. Perfetto l'intervento del collega di Sky Sport Fabio Tavelli, che analizza e praticamente distrugge questo comunicato di Zhang. Leggiamolo insieme perché è un'analisi che condivido e che finalmente porta a galla quelle che sono anche le problematiche di quest'Inter anche a livello comunicativo. Cosa ci dice Tavelli nell'intervento a Sky Sport sul comunicato fatto emergere dall'Inter appunto di Zhang? Dice: ci sono dei passaggi della lettera di Zhang che vorrei commentare. Zhang dice: bisogna trovare una soluzione amichevole con Oaktree. Ma quale soluzione amichevole? È come se tu avessi un mutuo e vuoi trovare una soluzione amichevole con la banca. Non c'è nulla di amichevole da trovare con la banca. Devi pagare i soldi, devi pagare il mutuo fino all'estinzione del mutuo. Non c'è nulla di amichevole in questo. Cosa vuole trovare Zhang di amichevole? Lo sapeva 3 anni fa, 2 anni fa, quando ha stabilito il prestito con Oaktree,
che si andava incontro a queste problematiche. Quindi, dice Tavelli, a casa mia, quando uno ha un debito, l'unica soluzione amichevole è restituire il denaro. Non c'è nulla di amichevole. Se tu hai un debito, devi tirare fuori i soldi e devi restituire il denaro. È inutile che si fanno, si inventano scuse. In questo caso, se Oaktree non riceve i soldi da Zhang, il club passa a Oaktree. Poi sta a Oaktree capire come gestire questo club. Ma poiché si tratta di un fondo americano, ragazzi, molto probabilmente adotteranno le stesse politiche che vennero adottate con Elliott. Ve li ricordate? Ingaggi contenuti, spesa limitata sul mercato, spesa limitata nelle commissioni dei procuratori. È un percorso che i milanisti conoscono già ed è anche di riduzione dei costi e riduzione degli ingaggi dei giocatori. Quindi attenzione, perché molti giocatori che erano in odore di rinnovo, addirittura cifre esorbitanti come il rinnovo di Lautaro Martinez a 9-10 milioni di euro, io non so se ora con Oaktree si possa ancora fare, dubito, perché sono cifre molto alte, molto elevate. E la riduzione dei costi, anche dal punto di vista del bilancio, significa proprio questo. Quindi vediamo come andrà a finire, ma mi premeva sottolineare il fatto che per una situazione grave come questa, con una squadra che vince la sua ventesima, diciamo il suo ventesimo scudetto e quindi ottiene la seconda stella, abbia una proprietà che non riesce a mandare avanti un club e che non riesce neanche a rifinanziare il suo debito con altri fondi e quindi perderà il club. Ma tutto questo non è stato mai detto, è stato solamente sfiorato, ogni tanto appariva sui giornali, un giorno sì, 20 no, un giorno sì, un mese no, a differenza invece di quello che accadeva con il Milan, che era un aggiornamento costante, 10 volte al giorno si facevano le domande cosa sta succedendo alla proprietà, gettando anche nello sconforto e nel pessimismo cosmico il tifoso del Milan. Ora, con questo non voglio dire che il Milan non abbia i suoi problemi attuali, perché il Milan ha una situazione finanziaria molto molto più salda rispetto all'Inter. Il Milan ha una situazione finanziaria buona, non ha debiti né verso banche né verso terzi. È vero che Cardinale deve restituire anche lui i famosi 600 milioni a Elliott, ma se dovesse andare male c'è sempre Elliott, che già conosciamo, che già ha fatto vincere uno scudetto al Milan, quindi mal che vada ritorna Elliott. Però sulla politica del Milan invece i tifosi si lamentano del fatto che sia una politica poco ambiziosa, anche per esempio nella scelta dell'allenatore c'è tanta polemica attorno a questo. I tifosi del Milan chiedevano un allenatore con caratteristiche diverse, uno che possa far vincere subito il Milan nella squadra, quindi puntare per esempio ad un Antonio Conte e non invece a profili come Fonseca, Lopetegui, Van Bommel. Al Milan la problematica non è finanziaria e economica, al Milan probabilmente la problematica è più sulla strategia e sull'ambizione, ma è diverso da quello che sta avvenendo all'Inter, quindi facciamo le distinzioni dovute. Detto questo, io vi ringrazio, vi saluto, ci vediamo al prossimo video, un abbraccio a tutti, ciao!